Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Già vi anticipo che vedrete questo video, mi ripeto, con largo posticipo in quanto è passato veramente poco tempo dall'ultimo gameplay, so che non a tutti piacciono. E in più sono io il primo a non volere un canale di gameplay, per cui questa sarà l'unica serie che girerò sempre con un certo anticipo perché comunque non posso stare tantissimo tempo a casa da solo. E quando posso, quando so che ci posso stare un po' di più, registro i gameplay volta per volta. Quindi, se riesco stavolta a registrare la voce perché non mi ricordo più le impostazioni, state per vedere il terzo episodio di The Sims 3, se si considera anche l'episodio pilota. Poi seguirà una parte con una banda nera fastidiosissima, che purtroppo io non so eliminare né so come ho fatto a creare. Dovrebbe eliminarsi nel corso del gameplay. Vi chiedo venia per il disagio. Vi auguro buona continuazione del video. E eccoci qua, risiamo nella catapecchia. Ho scoperto con sommo terrore che il nostro Lars, convivente futuro marito della nostra Marzia, perché sì, è molto molto più vecchio, ragazzi, guardate. 7 giorni all'età anziana, voglio morire. Va bene, mi sono reso conto che non ve l'ho fatto vedere e questo non va bene, invece non va bene per nulla. Proviamo a farli in primo piano mentre va a letto. Eccoci, no, aspettate. Costui è Lars dopo il cambio look contro la nappona che condivide con me. Si è potuto far poco, nel senso che la chirurgia è molto cara ed è meglio tenere i soldi per altro. Riccardo, smetti di far ballare il gioco. Però nel complesso è un bel ragazzuolo al quale ho deciso di mettere la rapa, come mi pare vi avessi detto nell'altro video. E adesso li facciamo dormire, fermo il cosino che riprende, e ci vediamo quando almeno uno dei due si sarà svegliato. Allora ragazzi, nel frattempo che io aspettavo il momento propizio per riprendere a registrare, ho scoperto che Lars ha avuto l'ardire di tirare fuori un libro dall'inventario. Ho scoperto che aveva un botto di roba nell'inventario, che ho venduto quasi tutta, meno la macchina perché ci servirà e l'ombrello perché ci servirà. E questo è il risultato, finalmente abbiamo quasi del tutto una casa, manca da definire la camera da letto, ma siccome è un maturo che sta per avere accesso all'età anziana, volevo tenere da parte 2 soldini per il matrimonio e fargli trovare lavoro in un secondo momento, mentre Marzia sarà in maternità, questa era la mia idea. Vediamo intanto se riusciamo oggi a portare almeno la relazione a livelli un pelino più romantici. Vediamo, io non ho previsto nulla. Vai. Ho dovuto scusarmi perché non avevano ancora la confidenza necessaria per essere in bagno insieme. Ordiniamo un po' di azioni, probabilmente velocizzerò. Oh, finalmente siamo su buona amicizia, quindi io a questo punto ritornerò a velocità normale e siccome sono stanco degli stereotipi, e anche perché Marzia è la nostra fondatrice, voglio che sia lei a fare il primo passo verso Lars. Il primo ve lo rallenterò perché voglio proprio vedere come reagisce. Vai Marzia! Oh. Ho avuto un contrattempo perché nel frattempo, dopo essersi svegliati, insomma, Marzia doveva lavorare, però l'ho presa con filosofia, abbiamo qualche soldino in più per il matrimonio, adesso aspettiamo che
che Marzia esca dalla doccia e poi la facciamo intanto la proposta, anche se stanca, però non mi frega, io devo aspettare i bagni che arrivano i simici. E poi ho intenzione, come avevo detto prima, ma mi sa che è della parte che devo cancellare, non mi ricordo, di far trovare lavoro all'Ars dopo il matrimonio, di modo che sgobba e non mi circola per casa inutilmente a fare nulla con la scusa delle ferie matrimoniali. Dispiace ragazzi, ma veramente non si sopportano certe situazioni. Veramente, posso già fare la proposta? No, dobbiamo giustamente fare un po' di corteggiamento. Iniziamo con un bel passaggio e con una bella carezza di guancia, vediamo se forse velocizzo un po'. Davvero irresistibile, proviamoci. Propone questo matrimonio molto romanticamente in bagno. Aspettate, perché almeno voglio avere una bella visuale. Fossi così bravo ad editare i video normali con questo zoom. Proponiamo il matrimonio al cesso, as usual. I giocatori di Sims mi capiranno. Se non abbasso i muri non si vedrà nulla. Facciamo così, forse con i muri abbassati molto romanticamente. Vuoi tu, Marzia Modigliani, sposarmi? Oh! Che dite, accettato? Che carini! Stanco esultando. Fra i desideri di Lars c'è sposare Marzia e glielo promettiamo. Vediamo se Marzia ha un desiderio uguale, comprare un oggetto di valore di... No, più materiale, ok. Ok, tra l'altro mi ha suonato anche WhatsApp, per cui l'organizzazione del matrimonio me la risparmio. Vediamo quanti minuti dura questo video. Se non dura troppi minuti, vi metto il matrimonio anche adesso e chiudiamo il video. Altrimenti girerò una parte conclusiva, tipo dopo il montaggio più avanti. Vediamo. Allora ragazzi, vi avviso che i Sims hanno la tendenza a sposarsi davanti al bidone dell'immondizia e i miei non hanno fatto eccezione. Nel frattempo che voi non mi avete visto, io ho organizzato la festa, ho fatto cambiare gli sposi, ma il matrimonio dovete vederlo perché il matrimonio è davanti al bidone dell'immondizia a stile. Gli invitati sono tutti ovviamente e rigorosamente amici di Lars, perché noi siamo appena arrivati in questa cittadina nuova e non conosciamo un cane morto. Cercherò di zoomare sugli sposi e stare zitto per magari mettere una musichina da cerimonia. Guardate che figa.
sposi! Wow! Oh, che pensieracci zozzi, guardate qui, guardate cosa vuole fare. Ho capito io, ma signori miei, ma... Come voleva si dimostrare, ha preso il cognome di Lars, vabbè, non ho voglia di cambiarlo, anche se so come si fa, perché non lo sbatti. Sì, mi faccio godere un po' di festa. Poco poco però, perché la sposa, vedete, l'energia è veramente una cosa a livelli che definire bassi è un eufemismo, però non ce la facevo più. E poi Lars ha un'età, Marzia ha il mio stesso difetto, l'amore per gli uomini più grandi, anche molto più grandi a volte. Oh, pensa anche al ginepraio, ti sei cacciata, cara mia. Notare gli outfit delle invitate, soprattutto sta qui che si è messa addosso le prime cose che ha trovato. Quest'altra con il vestitino con le toppe di jeans a una festa matrimoniale e nessuno che trova dove mangiare perché siamo poveri in canna. Notare, 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 la sposa che mangia è successo. Tu sì che hai style. Il vestito ce lo siamo fatto imprestare dalla vicina di casa perché sì, è l'anello di fidanzamento uguale, anche se non l'ho detto prima. Le perline sono della nonna morta 50 anni fa. Non faccio ridere. Fa Lars? Ah, Lars è un bravo ragazzo, vedi? Mangia, rilava il suo piatto, ha la faccia dello stereotipo degli uomini che non fanno nulla, vedete? Lui lava i suoi piatti. The Sims non è sessista in questo senso. Ha bisogno di una doccia, speriamo che non si levi il vestito prima della fine della cerimonia, altrimenti glielo rimettiamo. Io ho paura che la sposa molli tutti e se ne vada a letto. No, Magna, non sei nemmeno incinta, non l'avete nemmeno fatto. Quindi è tutta fame questa. Ah, sonno, povera Stella, lo so, lo so. Fatemi fare almeno una festa di matrimonio degna di gradimento, perché altrimenti poi vi lamentate. Mi tenete il moodlet basso. Capite la questione, ragazzuoli? Lo sposo mi ha ascoltato le mie preghiere e non si è cambiato. Grazie, Lars. Io lo so che non è molto bello, però inizierei a ripulire, sperando che gli invitati se ne vadano quanto prima. Bravo. Perché se li mandiamo via, l'umore della festa rischia di andare a brodoli, a rotoli. Stavo per dire un'altra cosa che non si può dire. Che capite che a me per la prima notte di nozze serve sentire la musichetta perché bisogna sapere. Ora devo andare, ma grazie dell'invito è stato abbastanza divertente. No, non dormire. Non dormire, aspetta che dobbiamo fare una cosa fuori dalle telecamere dopo. Non dormire. Stanno andando tutti più o meno più. In due se ne vanno. Questa era l'amica di Lars con la quale avevo un po' perso l'amicizia. Beh, dove è scritto che un uomo non può avere un'amicizia senza secondi fini, no? Forza, belline, recuperate. Che poi dobbiamo andare a dormire perché sono tutti stanchi. Ah, se ne va pure Novella. Oh no, vabbè, ragazzuole, ascoltate, il video veloce si conclude qui.
Io vado avanti un altro po' per fare una certa cosa che si fa dopo la notte di nozze, per la quale mi ci vuole la musichetta. E li sveglierò naturalmente per fare questo, sono la vera, questo non lo so. Vi saluto, spero che non siano venuti troppi minuti, se così fosse perdonatemi, cercherò di fare quello che posso con i tagli. E sullo sfondo di questa casa in perfetto disordine, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!